Buonasera, ritorno con un video, come si dice, statico. Mi fa quasi strano perché in realtà è da tantissimo tempo che non filmo questi video così, veramente da tanto tanto tanto. Comunque anche se li ho filmati in questi mesi, praticamente non ho più pubblicato niente, insomma. Sono a New York e in realtà noi torniamo domani, anzi perdonate sia l'audio che la qualità perché la luce, sto utilizzando questa luce bianca che sembra tipo le lucine delle ring light, solo che non so come immettere insomma la videocamera, vabbè, ecco, arrangiamoci. In realtà sono già in pigiama perché è sera e noi siamo rientrati in hotel e niente, dato che dobbiamo praticamente preparare le valigie, volevo farvi vedere prima di mettere tutto via il bottino che mi sono presa in questi giorni, che ce l'ho qua spaparanzato. Non vi faccio vedere niente perché qua veramente c'è il delirio più totale. Ok, allora partiamo da una roba che ho sfruttato insomma un po' in questi giorni e sono questi jeans di Levi's. Come potete vedere, guardate che belli che sono, sono a vita alta, scusatemi, e sono il modello, non so se si vede, 501. Io ho preso la taglia 26, ho scoperto praticamente qua in America di portare il 26. Forse da più giovincella portavo un altro modello, fatto sta che questi sono high-waisted e mi vanno perfetti. Allora, il risvoltino l'ho fatto io e ormai ha già preso la forma, ma in realtà volendo si possono portare anche così. Se sentite rumore di sottofondo è mia mamma. Dai mamma, vieni a salutare almeno. Fino a qui, tanto ti si vede. Ciao a tutti. Niente, comunque mi sta dicendo che mi devo muovere praticamente per fare questo video perché lei deve fare la valigia e quindi poi dopo c'è troppo casino, insomma. Fatto sta che questi jeans qui, cioè questi pantaloncini, scusatemi, sono stupendi. È la prima volta che effettivamente ho dei pantaloncini così, soprattutto di questo colore chiaro. Di solito prediligo il colore scuro, però alla fine, dato che non c'era la mia misura per il colore scuro, perché l'avevo scelti più scuri in realtà, avrei dovuto prenderli online, era un bordello, io li volevo al momento, eccetera. Alla fine ho deciso lo stesso comunque di prendere il modello chiaro e devo dire che in realtà non mi sono pentita per niente, a parte il fatto che magari si sporcano un po' subito, però è un modello che mi porterò anche al mare, insomma. E la parte davanti, ecco, l'unica cosa un po' noiosetta, aspettate vi faccio vedere, è che è fatto a bottoncini così e non c'ha la zip, però in realtà, vabbè, quei 3 secondi in più per abbottonarvi, però poi non lo so, mi piacciono tantissimo. Altra cosa che ho preso, io non ho mai avuto una maglietta del genere, allora cerco di non aprirvela, ma comunque è un modello femminile e taglia S, e l'ho pagata 29,50, ma in realtà tutto quello che cioè sia il pantaloncino che questa maglietta, e poi abbiamo preso una polo a mio papà, era tutto scontato al 30%, quindi in realtà i prezzi effettivi, tipo questi, venivano circa sui $70 e alla fine li ho pagati 48 giù di lì, e anche questo l'ho pagato scontatissimo perché in realtà ci sono i saldi estivi qui a New York adesso. Sono recidiva, già nel 2015 li avevo presi, ho preso questa magliettina qua, questa è una S se non mi sbaglio, sì, con su scritto I love New York, carinissima, di questo bellissimo colore come la mia divisa, bella bella bella. Poi non contenta ne ho presa un'altra, così. Con la scritta New York, sono tipo tutte crop top tagliate, tagliate con la forbice, cioè non è cucita la parte finale sia delle maniche che la parte di sotto, fatto dovrebbe essere anche dentro la mia palette, quindi queste due magliette. Mia mamma, ve lo faccio vedere lo stesso, ma perché stava qua in mezzo, si è presa invece questa color senape, e no, carina anche questa. Per Marco ho preso questa maglietta qua, sempre con su scritto I love New York. Allora, spero che non sia troppo grande, purtroppo, vabbè, se è grande, tecnicamente queste si dovrebbero restringere un pochettino una volta lavate. È una classica maglietta, io ce l'ho uguale grigia, che presi nel lontano 2015. Al ponte di Brooklyn ho preso questo berretto. Tra l'altro, 3 berretti, $10. Cioè, proprio ad un prezzo stracciatissimo. È molto pinky, cioè mi sento un po' Barbie in questo momento, questo berrettino così, perché in realtà quello che ho utilizzato
durante tutto il, insomma, cioè durante tutte le vacanze, in realtà era quello della Puma blu scuro che adesso è in giro qua da qualche parte. Però alla fine è rosa, secondo me ci sta. Anche questo penso che me lo porterò giù al mare. Poi siamo stati da M&M's. Che fai? Non lo fai un giro da M&M's? Allora, questi sono i bottini che ci siamo portati. Tra l'altro, cioè, volevo farvi vedere che ci sono dei colori che in Italia, io non lo so, ma io non li ho mai visti. C'è il blu navy, il rosa, beige. Non so se si vede. Allora, se avvicino non si vede un cavolo, perciò penso che zoomerò nel post-produzione. E c'è anche quello verde grande che è alla menta ed è una roba spaziale. Buono, buono. Poi ho preso questi che sono al cookies dentro. Questi qua, semplici. Ebbene sì, quindi anche da M&M's. Ci sono un sacco di negozietti che si chiamano CVS Pharmacy, che sono una sorta di parafarmacie che se voi vedete c'è dentro di tutto e di più, dagli antiacidi all'Imodium, allo spray nasale, veramente vendono di tutto. La cosa più assurda è che infatti nel mio profilo di Instagram avevo pubblicato una storia, c'era tutta una sezione dedicata alla cistite, ho fatto un sacco ridere, vi giuro. Perché per anni ci ho sofferto e di recente tra l'altro mi era ritornata, insomma così. E niente, però in realtà io sono entrata a prendere altra roba. Innanzitutto ho trovato questo qui, che è un protettore, oddio, uno spray solare, ecco, della Neutrogena o Neutrogena, come volete voi, 60 più. Io di solito utilizzo la Isdin al 100%, voi direte, ma tu sei scura, perché utilizzi questa protezione così alta? Non vuol dire niente. Io purtroppo ho una pelle veramente molto, ma molto, molto, molto sensibile. Ho una sorta qua di irritazione attorno alla bocca che sto cercando di debellare. Sono andata anche dalla dermatologa, mi ha detto: mi raccomando, protezione alta, perché tu c'hai una pelle veramente non delicata di più. E quindi niente, quindi questa è 60 più. Se ci fosse stata la 100 più, avrei preso anche la 100 più. Però niente, io adoro questo marchio perché lo utilizzo come crema a mani, come burro cacao. E questo in Italia non l'avevo visto e quindi ho detto basta, assolutamente lo devo provare questo. Altra cosa che ho preso è questo dry shampoo Clean Freak, come cavolo si dice. E niente, questo qui l'ho utilizzato, devo dire, perché ho cercato di non lavare i capelli tutti i giorni, ma in realtà li ho lavati quasi tutti i giorni. L'unica volta che non li avevo lavati tutti i giorni, mi sono spruzzata sto coso e poi li ho legati. E buono, cioè mi piace come shampoo secco, devo dire. Poi sono stata da Target e ho trovato lo stand della Pixi, è bello vederlo grosso, cioè non come in Italia. Alla fine io stavo impazzendo perché volevo cercare questi prodotti. Ho detto, vabbè, se vado in America magari li troverò prima o poi, no? E alla fine ho preso questo bronzer di Pixi, che in Italia, se non mi sbaglio, lo vendono online. O comunque, vabbè, l'avevo cercato, non lo trovavo, insomma, un bordello per cercare questo prodotto. Comunque si chiama On The Glow Bronze, l'ho scelto più scuro, adatto appunto per la mia carnagione, e voilà, eccolo qui, mamma mia, secondo me questo è spaziale. Poi io d'estate adoro i prodotti così in crema, cioè mi fanno proprio impazzire, perché poi, vabbè, io mi trucco più o meno praticamente come, cioè, il mio trucco è abbastanza standard, però d'estate mi piace utilizzare proprio i prodotti in crema, quindi ho preso questo. E poi non potevano mancare gli Sharpie. Ho preso anche questi Sharpie. Poi invece da Sephora ho preso questo blush che vi ho anche fatto vedere su Instagram ed è della Milky numero Quirk, perché non c'era quello di Charlotte Tilbury che volevo, ma era finito. Sold out pure in America. Vabbè, in un Sephora sono entrata perché non ho voglia di rifarmi altri giri da altre Sephora, quindi da altri Sephora. E quindi vabbè, quindi niente, alla fine ho preso questo, così ho anche risparmiato perché l'ho pagato di meno. Da TJ Maxx ho preso praticamente, allora, questo purtroppo l'ho già utilizzato e quindi lo vedete così, ma comunque il marchio di questa pinzetta è Tweezerman ed è una pinzetta che voi direte, ma che problemi c'hai? È una pinzetta normalissima, ma è una delle pinzette migliori, tra l'altro preso ad un prezzo stracciato. Da CVS Pharmacy
Era CVS, sì. Lo vendevano tipo a circa 20 dollari, una roba del genere, invece l'ho pagato 9. Quindi da TJ Maxx, se capitate in America, mi raccomando, passateci. Ho preso altra roba, sempre da CVS Pharmacy. Allora, ho trovato questo. Boh, non lo so, mi piaceva troppo. Cioè, guardate, vi prego. La magnificenza di questa spugnetta di Real Techniques. Ma tra l'altro, cioè, l'ho presa perché aveva la custodia. Cioè, la spugnetta ha la custodia, sto male. Poi, due maschere. In realtà, le ho prese uno perché hanno entrambi l'acido ialuronico. E poi perché questa mi piaceva, perché vi prego. Guardate che carina. È troppo bellina. E questa è tutta sparklingosa. Sparklingosa, aiuto, viva l'italiano. E voi direte, ma che te sei presa a fare tutta questa roba? Ho fatto scorta. Allora, ho preso questi Sharpie da utilizzare a casa per la lavagnetta, gli altri da utilizzare in realtà a lavoro, dove quando cacchio mi capita, comunque hanno la punta fine, comunque per il lavoro. E questi col cavolo che li lascio in giro a lavoro perché questi me li porto, cioè nel senso me li tengo dentro la tasca. E poi ci sono questi. Allora, io se studiassi ancora, questi sarebbero i miei pennarelli preferiti. Pennarelli, highlighter, chiamateli come volete. Comunque sono del marchio Midliner, Creative Marker. Questi qua, bellissimi, bellissimi. Cosa che ho preso sempre da CVS Pharmacy è stato questo barattolino mignon di vaselina. Cioè, vi prego, quanto è carino. Poi, al 7-Eleven, dato che noi prendiamo sempre l'acqua lì, in realtà ho preso anche queste cicche, le Double Mint. E questo qui è un marchio che c'è anche nelle Filippine e che in Italia non vendono. Adoro queste cicche follemente. Due robe che io in Italia sinceramente non le ho mai viste sono queste Kit Kat verdi che sono alla menta e al cioccolato. E poi il mio marchio preferito in assoluto di cioccolato che è questo qui della Hershey's. Sì, vai. Questo. Allora, non ho trovato quelli a forma di cacca. Non so come dire, ma comunque quella è la forma dei cioccolatini. Anni fa li vendevano ovunque, solo che adesso vendono praticamente le confezioni giganti e basta, e io non ho più posto in valigia, perché guardate qua, cioè ancora vi devo far vedere tutto. Fatto sta che ho preso solo questi. Da TJ Maxx ho preso questa custodia delle AirPods con anche il cosino da mettere sulla borsa, oddio come si chiama? Il keychain, il carrying case, oddio non so come si chiami. Comunque questo coso qua che serve per appendere. Questo ad un prezzo stracciato pure, 5,99 anziché 8 dollari, sto, non l'ho pagato praticamente niente. Ah sì, ebbene sì, sono caduta anch'io nella tentazione di questi cacchio di cosi, perché io anche se non ho le Crocs a lavoro, perché ho le Walks, si chiamano il brand. Davanti c'hanno i buchetti, solo che c'hanno già sopra dei pirulini. Ho deciso che li cambierò e ci metterò questi, perché mi piacciono troppo. Ne ho trovato uno con le patate, con la C, la mia iniziale. No, vabbè, troppo bellina. Poi c'è anche la pizza e i cookies. Queste sono le mie preferite. Quello che mi piace di meno è il hot sauce, che non mi piace, però vabbè, era tutto compreso. Poi, sempre da Crocs, alla fine, niente. Sono caduta in tentazione e ho preso questi flip-flops, troppo bellini. Li sto anche utilizzando questi, cioè adesso in hotel, e mamma mia, sono di una comodità assurda, li ha presi anche mia mamma, lo stesso identico colore. Altra cosa che ho preso, questo è stato l'acquisto tra i regaletti un po' più big, diciamo così. Allora, aspettate, vi faccio vedere perché tanto poi dopo butterò la scatola. Il marchio è Hoka, penso si pronunci. Comunque sono queste scarpe che in realtà sono delle scarpe da corsa, di questo colore rose gold beige. Si vede? Se non si vede? Non lo so. Eccole qua. Fatto sta che sono delle scarpe da ginnastica, cioè non leggere di più. Fate conto che pesano di più le mie Converse ed è una roba assurda della leggerezza di queste scarpe. Sono non stupende di più. E tra l'altro convertendo, cioè quando ho visto sul mio conto quanto ha preso, io le ho pagate in totale sui 120 euro, una roba del genere, perché
Però in realtà da prezzo online in Italia costa una sui 130, quindi in realtà ho pure risparmiato. Sul ponte di Brooklyn ho preso ste tre cagate. Allora, uno è questo coso. È un portachiavi di Minnie con il cubo questo qua. Questo coso. Questo è il mio preferito in assoluto. Ta-da! Con Mickey Mouse. E questo da utilizzare a lavoro. Questa mini Crocs. No, vi prego, cioè quanto è troppo... No, è troppo bellina questa. Poi non pesa neanche questa. Pesa molto di più questo qui di Mickey Mouse. Ho preso questo magnete per casa, per Marco, insomma. Per l'angolo bar, richiesto da Marco, ho preso queste due targhe. Ta-dam. Una e una, due. Sperando di non averla già questa simile a casa, non lo so. Non mi ricordo se avevo questa qua della Fifth Avenue o ne avevo un'altra. Però mi ricordavo di averne un'altra di New York, che però non so chi gliela, cioè se Marco se l'era presa, dove se l'era presa, insomma. Poi, questo cicchetto, troppo carino. Anche questo per casa. Poi, questo, della Rockefeller Center. Che fai, non lo prendi? Comunque, è una palla di Natale, letteralmente. Sì, mi sono portata un po' in anticipo. Sempre di CVS Pharmacy. Ah no, questi li ho presi da Walmart. Una sera dove abbiamo preso da mangiare lì, già pronto. E niente, ho preso queste qui che sono delle caramelle gommose a base di melatonina. Per il jet lag devo dire che un po' mi hanno aiutato. Per esempio mia mamma ha sofferto molto di più. Di notte non riesce a dormire e poi verso le 6 del pomeriggio c'ha sempre prendemente sonno. Perché nelle, sì, nelle Filippine... in Italia è praticamente mezzanotte. E pensate, nelle Filippine, cioè ad oggi, per esempio qua sono le 8:30 di sera e lì sono le 8:30 del mattino, ci sono 12 ore di fuso orario. 12. Sempre a Rockefeller Center abbiamo preso queste barrette di cioccolato. Altro cioccolato, che in realtà questo magari ce lo mangiamo stasera. Altra cosa sempre alla al Top of the Rock, scusatemi, questa pennina di ricordo. Ups! Eccola qua, richiesta da Marco. Ta-da! Questa. E poi io mi sono presa questo portachiavi, un altro, aiuto, sono piena di portachiavi. Poi ho preso, vabbè, non vi faccio vedere anche le altre cose che ho preso per altre mie amiche, diciamo così. Comunque, a Marco ho preso targa numero 1. Ho trovato questa e non potevo non prenderla, l'ho trovata col suo nome intero. Targa numero 2, questa non la sa. E poi, 8 anni fa, quindi nel 2015, io avevo preso Carol e dopo 8 anni ci ho aggiunto Ann, o Ann, in realtà si pronuncia Ann, però vabbè, Ann se lo dimenticano tutti, ma in realtà alcuni parenti che abbiamo incontrato negli Stati Uniti, in questi giorni mi hanno chiamato tutti Ann. In realtà l'ho apprezzato, perché mi piace di più rispetto a Carol, Ann. Ann, non lo so. Effettivamente mi piace di più. That's all, penso. Non lo so, sì, dovrebbe essere tutto. In realtà mi sono abbastanza contenuta, devo dire, ma semplicemente perché ho paura per i chili e ho paura di non riuscire a mettere tutto in valigia. Però ci tenevo a farvi, insomma, questo video, perché in realtà adesso poi aprirò tutto e poi in Italia porto tutto sfuso. Cioè, per esempio, questi cosi qua, non è che li porto così, li porto tutti sfusi, buonanotte. E niente, quindi nulla, questo qui è stato il mio shopping americano. Spero tanto che vi sia piaciuto e penso che pubblicherò forse prima questo e poi dopo gli altri vlog. Non lo so, non so, adesso vedrò, però sicuramente voglio fare un video dedicato. Anche un attimino per capire come muovervi. Devo dire che anche se sono passati 8 anni della città, comunque mi ricordavo quasi tutto. E quindi per me è stato abbastanza semplice, insomma... mobilitarmi, ecco. E volevo fare anche proprio un video dedicato a come prepararsi in generale per andare proprio negli Stati Uniti, quindi il visto, vabbè, passaporto, l'abbonamento di internet, che in realtà per me è stata una manna dal cielo, perché io ho internet mio al di fuori quando non sono collegata col wifi, però devo dire che
negli Stati Uniti o comunque in generale, qui soprattutto New York, vedete il wifi ovunque, cioè al parco, per strada, sulla Quinta e la Settima Avenue, cioè c'è il wifi ovunque, si può videochiamare, si può veramente fare di tutto. E quindi in realtà ve la cavate. Però io ho preferito comunque per una sicurezza in più, perché devo guardare Google Maps, devo vedere una roba su internet, ho preferito fare l'abbonamento. Comunque ve ne parlerò a parte. E niente, quindi questo è stato il mio shopping, tra l'altro questo haul in pigiama, letteralmente, mamma mia. Niente, noi adesso andiamo a fare le valigie e ci si rivede in Italia.